Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video haul, abbigliamento finalmente. Allora, abbiamo un paio di pezzi di abbigliamento e poi, no, sì, vabbè, diciamo che è tutto abbigliamento, un paio di cosine sono proprio abbigliamento, un paio sono costumi. Alleluia, arriva l'estate. Partiamo innanzitutto con i costumi, così ce li leviamo subito. Allora, ho preso dei costumi da una pagina, Facebook, che comunque ha pure le foto su Instagram, quindi ha il profilo Instagram, eccetera, che se non mi sbaglio c'è un vuoto di memoria atroce su come si chiamano. Vediamo se c'è scritto, ma non credo. Ah, santo cielo! Bravissima! Ce la posso fare. Forse sul costume c'è, aspettate. Sì, Bikini Colors! Ok, vi faccio vedere il cartellino, ma sicuramente li avete visti. Allora, è questa qua la marca Bikini Colors. E appunto, vi dicevo, avevo visto le foto di questi bikini sia su Facebook che su Instagram. Mi ero invasata. Ho mandato una mail, un messaggio su Messenger per sapere come funzionava, quanto costavano, eccetera. E ne ho presi due. Sono in tinta unita e sono meravigliosi. E io sono tappata. Mannaggia. Ho scelto i colori col mio fidanzato perché io ero partita per altri due colori. Poi lui mi ha fatto un attimino ragionare, alla fine abbiamo scelto insieme. E ho preso un color Tiffany. Allora, il bikini ha la coppa lievemente imbottita e il fiocco centrale si può togliere, quindi volendo può essere una fascia semplice, non così legata. Comunque è fatto in questa maniera qui, con tutto il bordino un po' frufru, così si lega dietro la schiena e volendosi ci può anche applicare il laccetto, quello diciamo da tenere intorno al collo, che ora qua è staccato. Io ho una terza di reggiseno, quindi mi hanno consigliato di prendere una 44, e quindi questo fatto è molto molto bellino. Questo è quello color Tiffany. Poi per la parte di sotto si poteva scegliere tra slip, brasiliana e, se non erro, basta, o culotta anche, non mi ricordo. Comunque io ho scelto lo slip perché se vado al mare non ho voglia di avere l'angoscia di star col culo di fuori, quindi ho preso lo slip classico, sempre anche questo con i fiocchetti laterali, fatto in questa maniera qua, molto molto carino. Ho preso la 44 di tutto, eh. Poi tenete conto che io generalmente di abbigliamento porto una 42, però mi hanno detto se hai una terza di seno prendi un taglia 44, punto, e vedrai che ci stai. Poi l'altro è il fucsia, quindi ve l'ho detto che li ho pagati 20 euro l'uno, non mi ricordo, vabbè, costano 20 euro l'uno. Se invece volete quello fantasia, scusate che mi aggiusto la frangia, quello in fantasia, se non sbaglio, costa 39,90, una cosa del genere. Però io poi delle fantasie mi rompo le balle, quindi ho preso il tinta unita. E qua appunto dicevamo ho preso il fucsia, che è bello sparaflesciato in... Rimane più tenue dal vivo, in video sembra molto più sparaflesciato, anche perché poi se non sbaglio c'è pure quello fluo nelle varie opzioni di colore. Comunque anche qui, vedete, è fatto così e anche questo ha la possibilità del laccetto che tiene il costume. Idem per quanto riguarda il sotto. Anche questo sempre fatto a slip, sempre taglia 44, ce la posso fare. Eccolo qua, molto 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 carino. Così per quest'anno direi che se faccio la brava con i costumi è meglio, anche perché l'anno scorso ne ho già presi due, quindi due l'anno scorso, due quest'anno, direi che per un po' sto a posto. Salvo che non abbia di nuovo dei cambiamenti di taglia, ma non credo, spero di no. Però rispetto a 2 anni fa mi è cresciuto un po' il seno, quindi ho dovuto assolutamente comprare dei costumi nuovi, perché in quelli piccoli mi ci strizzavo dentro e non era il caso, cioè in quelli prima stavo stretta, appunto, non c'era verso, cioè mi sentivo schiacciare proprio troppo. Ma parliamo di Piazza Italia. Piazza Italia, ho preso due cavolatine, ma ve le volevo far vedere perché erano proprio belline. Oltre, aspettate, anche no, altre due cose. Ho preso prima questi da Chunfa,
Sono leggings già corti per l'estate, ne ho presi un paio così, neri, semplici, col bordino di pizzo, che a me piace molto il bordino di pizzo su leggings. Questo è un tre quarti, quindi arriva tipo a me poco dopo il ginocchio, quasi a metà polpaccio, ma un po' prima. Come mi spiego bene? E invece questi che sono sempre estivi, sempre col bordo di pizzo, ma col bordo un po' più lungo che ha pure il fiocchettino a lato. Carini, carini, pagati un cavolo. Ho pagati 4,99 questi e gli altri 3,99, quindi proprio niente. Io vado matta per i leggings, proprio c'ho una fissa anche per quelli estivi. E poi, per quanto riguarda invece Piazza Italia, ho preso un paio di cosine che sono lì dentro da 2 settimane, quindi le avrò stropicciate a bomba, molto bene. Allora, vediamo un po', ho preso l'ennesimo paio di leggings nero. Ormai ne ho veramente un botto, però quando mi serve non lo trovo mai un leggings nero nell'armadio, quindi ne ho preso un altro. Pagati anche questi niente, perché venivano 5,95 euro, quindi proprio pochissimo. E poi ho preso questa magliettina qua, che era molto molto bellina, 6,95 euro. Mi intrippa il pizzo, raga, che vi devo dire? Ora, voi non riuscite a vederla bene, ma è tutta nera. Mannaggia, col pizzo, aspettate, col pizzo anche davanti. Quindi la parte della manica, diciamo, e del primo pezzettino di maglia fino all'attaccatura col seno. Vorrei farvela vedere addosso, ma non si riesce niente. Comunque, vabbè, la prima parte è così. Quindi, fino a che non arriva il bordo dove appunto fa tipo a cuore qui sul. Madonna, come parlo! Niente, vabbè, manichina e fino a qua è tutto di pizzo, il resto è di cotone. Forse ci siamo capite, forse. È che purtroppo nero su nero non si vede una mazza. E poi ho preso una canottina, questa volta bianca, una botta di colore, canottina bianca, questa volta è tutta bianca davanti con il pizzo qua dietro, tranquillissima, pagata anche qua poco, 5,95 e questa l'ho presa non perché sono impazzita e mi do al colore, ma perché la devo abbinare a questo. Ho preso 2 maglioncini, l'ho preso anche in nero, di quelli con, diciamo, la manichina un po' fatta tipo pipistrello, tutti traforati. Quindi questo qui con sotto la canottina mi piaceva un sacco come idea e li ho pagati un cacchio perché sono solo a 10,95 l'uno. Taglia unica e appunto l'ho preso così e l'ho preso così perché ovviamente nero cosa fai non lo prendi, scherzi. Opla, eccolo là, fatto uguale in nero che è il mio colore, lo sapete. E da mettere, no aspettate, non ho preso niente da mettere su, come sono impazzita. Vabbè, canotte nere ne ho finché ne voglio, quindi qua metterò una canotta nera semplice e boom. E nulla, il mio video acquisti è già terminato. Quindi vi mando un bacione gigantesco. Io sto parlando sempre più nasale, mi sto ritappando tutta. Ovviamente quando ho la serata di karaoke io poi il giorno sto male, quindi arrivo al karaoke che sto una chiavica, ma fa lo stesso. Boom, vi mando un bacione grande, ci vediamo al prossimo video. Baci, 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 baci. E se avete qualche cosina, qualche spunto da darmi per degli acquisti pseudo estivi, fatemi sapere se magari in qualche negozio che posso trovare anche nella mia città, trovate qualche pezzo carino, commentate qua sotto e aggiornatemi. Baci!